continuiamo le nostre interviste con il professor Rosario Faraci, parliamo di turismo. Allora, in Sicilia, una terra bellissima, però purtroppo poco sfruttata dal punto di vista turistico, è vero? Poco sfruttata nel senso che ci sono tante risorse che però non hanno generato un vero e proprio sistema di attrazioni e ci sono tanti luoghi fisici che ancora non sono destinazioni. E siccome il turismo si fa con le attrazioni e con le destinazioni, in questo senso è poco sfruttato. Tuttavia però c'è qualche numero interessante, cioè nel panorama dei settori dell'economia siciliana il turismo è il quinto in ordine di importanza per numero di imprese. È preceduto chiaramente dal commercio, dall'agricoltura, dalle costruzioni e dall'industria manifatturiera, che sono i settori portanti della nostra economia. Però mentre quei quattro registrano tassi di sviluppo negativi, il turismo nell'ultimo anno ha registrato un tasso di sviluppo del più 5%. Quindi questo lascia, come dire, aperta una porta importante verso la speranza, nel senso che realmente questo settore, che evidentemente è più piccolo, no? rispetto agli altri, vale all'incirca 1 miliardo di euro di fatturato, con 20.000 imprese e circa 70.000 addetti, questo è un settore che chiaramente cresce un po' più rapidamente degli altri, ed è questo settore che, unito all'agricoltura, unito all'artigianato, potrebbe rilanciare il Made in Sicily in generale. Ma allora lei ha cambiato vita? Qua siamo a cambio vita, ha cambiato vita? Ma io devo dire che ognuno di noi nella nostra vita cambia vite, più volte cambia vite, ma lo cambia nel senso che va sempre in meglio. E direi che i siciliani hanno il pieno diritto di cambiare la vita in meglio, ritornando a quello che sostanzialmente ci hanno insegnato i nonni, i bisnonni, cioè il ritorno alla terra. Il ritorno alla terra non visto come, come dire, una diminuzio, ma qualcosa di importante, a cominciare dal turismo. Il nostro turismo, ad esempio, si distingue da tanti altri turismi in giro per l'Europa perché è un turismo di radice, si chiama, dove radice non è solo la terra, ma radice è anche la cultura dell'ospitalità, la cultura della famiglia. Ecco, mettiamo insieme tutti questi ingredienti, li mettiamo in un frullatore, in un estrattore, come è avvenuto stamattina a proposito dei meravigliosi succhi di frutta, e quello è la vera essenza del Made in Sicily. Grazie professore Rosario Faraci, alla prossima intervista, a dopo.